Sinceramente, leggere certi commenti fa male qui, ma soprattutto fa male qui, agli occhi. Perché se nel 2017 ci sono ancora persone che non sanno argomentare un cazzo di problema, allora andate fuori da internet e non rompete i coglioni. Perché se è vero che fa schifo una certa cosa, e dal titolo avrete capito, è anche vero che però devi argomentare. Perché sinceramente, alla notizia della rivelazione di una nuova forma di Licaro, come mio Dio, un Pokémon importantissimo a livello di gameplay, tutti sono rimasti delusi da quello che era. Ora, a parte il fatto che in Ultra Sole e Ultra Luna non dovrebbero esserci nessun altro, non dovrebbe esserci nessun altrissimo Pokémon aggiunto, e adesso andiamo a vedere Licaro come verrà implementato nei giochi, tu secondo me devi solo stare zitto e argomentare se vuoi parlare, perché sennò stai zitto. L'utente medio di internet è metà troll e metà non capisce un cazzo. Tanto per farlo, per parlare chiaro. Quindi ho fatto una cernita di tutti quanti i commenti peggiori sull'Icaroc, perché di commenti positivi non ce ne sono. Allora, iniziamo con un commento di un grandissimo youtuber americano, che, anzi, australiano, che mi ha quasi fatto ricredere, ma invece no, alla fine anche lui ha commesso un passo falso. Dice: capisco cosa sia, e non penso che sia molto unico. Vabbè, questo era chiaro, povero Licaroc, insomma, è più che altro una ricolorazione dell'uno, ma vediamo, insomma, sembra quasi che stia andando bene. Non sembra una combinazione dei due Licaroc, sembra più un Licaroc mezzogiorno con qualche piccolo cambiamento. Infatti, in effetti sembra quello che è. Sembra che qualcuno abbia versato un'aranciata sul Licaroc forma mezzogiorno. E qui ho perso fede. Questo Pokémon comunque sia farà sicuramente schifo. Vabbè, non è che il Licaroc sia mai stato un Pokémon forte. Però è bello a vedersi comunque sia. E la forma mezzogiorno che ha solo una cresta dietro alla coda ed è ricolorato. Però è carino, insomma, non è che faccia proprio schifo. Dimenticavo che questo gioco esistesse. Oh! Ah, questa qui è una citazione a Dragon Ball. Nulla di che, praticamente è quando Goku va in Super Saiyan di terzo livello. And this is to go even further beyond. Però sì, non è un commento, diciamo, denigratorio nei con denigratorio, senti che parolone. Un commento cattivo nei confronti di Licaroc, è solo un commento tanto per divertirsi un po'. E ci sta! Ci sta in un post, in un video dove si parla di Licaroc che fa schifo, sì, però ragazzi, insomma, perché devi commentare male se poi non argomenti quello che vuoi dire? Fa schifo perché tot motivi, ok? No, fa schifo, finisce lì. È come dire Andrea Link è uno youtuber di merda, ma questo è un altro discorso perché faccio veramente merda. Cioè, non è che io faccio schifo e devi argomentare, faccio schifo e basta. Però Licaroc, poverino, argomentagli qualcosa. Il design è un culo. Purtroppo in italiano viene tradotta malissimo, fa schifo. È lo stesso del Licaroc mezzogiorno. Mi piace il culo, io mangio culi. Cazzo? Ha scritto di quelli che non vengono puliti. Quando ho visto questo è il mio cazzo. Allora, questo ha fatto un commento recente. Shofu, poi andrò a vedere anche altri commenti. Shofu ha detto che non gli piace il design. Ci sta perché praticamente è lo stesso Licaroc solo con una colorazione diversa, e Shofu ha argomentato dicendo: non mi piace perché è così. E poi si è perso dicendo che hanno versato aranciata su di lui, ma si è perso malissimo. Però un utente ha detto: mi fanno ridere tutti quanti questi fanboy che si sono incazzati con Shofu perché non gli piace il design del nuovo Pokémon. Ah, non so se c'è il cursore, comunque sia, vabbè. Ci sono solo 3 mesi e non sappiamo un cazzo su questi nuovi giochi. A differenza di quello che sapevamo su Sole e Luna a quel tempo. Ragazzi, per quello che ho capito, Sole e Luna sarà la stessa storia. E quindi, sinceramente, lo giocherò ma con molta svogliatezza. Lo gioco perché Pokémon ce l'ho nel sangue. E quindi, insomma, lo gioco per forza. Lo gioco quasi, quasi a inerzia. Gioco i Pokémon, io veramente. Tranne i primi tre giochi, che i primi tre giochi li ho devastati. Le cartucce non funzionano più. Vabbè, questo è un altro discorso. Ma ho cambiato la batteria, quindi yeah.
questo vince tutto, questo vince l'internet. Quindi questo è ciò che Ash prenderà nell'episodio 37, eh? Non mi sorprende, eh sì, perché Ash è una merda. 10 medaglie per lui. Ah no, Obama non è più presidente. Beh, niente per te, Memlord. A me l'Ikarok nuova forma piace perché sembra una combinazione dei due a primo impatto. Poi l'ho guardato meglio e ho detto, in effetti potevano farlo meglio, ma non mi fa né schifo né mi piace. Sto nel mezzo, la zona grigia, diciamo, se vogliamo. E quindi non argomento perché non mi piace, non argomento perché mi fa schifo, non argomento nulla e mi sto zitto. Sto con le mie convinzioni, dico mi piace e non mi piace, sto nel mezzo. Quindi se tu sei nel mezzo, non serve argomentare. So che sembra che possa andare in contrasto con quello che ho detto prima, che devi argomentare per forza. Però quando una cosa ti piace, tu non l'argomenti. Perché nessuno si chiede, ah, la Nutella è buona. Ma non devi argomentare perché è buona, perché a tutti piace la Nutella. Tranne un mio amico che non la mangiava perché era intollerante al cioccolato, ma questo è un altro discorso. A tutti piace la Nutella, quindi nessuno ti chiede di argomentare perché ti piace. Più semplice di così non si può. Più semplice di così non si può. Quindi, se tu dici che una cosa è bella e piace a tutti, nessuno ti chiede perché. Però quando metà internet, o meglio, 90% di internet, qua stiamo proprio al 50%, proprio, ho detto proprio malissimo. Quando però il 90% di internet dice che una cosa fa schifo e nessuno argomenta, ma tu dici che è bella, allora devi argomentare. E no, e no, il 90% che non argomenta deve argomentare perché gli fa schifo, secondo me. E questo a me è quello che mi fa perdere proprio fiducia nell'umanità. Pokémon sta facendo schifo e gli ultimi giochi sono stati terribili. Veramente Pokémon X e Y hanno una trama della Madonna. La guerra, cioè non so se vi rendete conto la guerra, Se noi di questa generazione dal 90 in poi fossimo andati, perché dal 90 in poi hanno abolito praticamente, anche un po' prima, hanno abolito il servizio militare obbligatorio, se noi fossimo andati a fare il militare e in quel periodo fosse scoppiata una guerra, non staremmo parlando così. La guerra, ragazzi, io non l'ho vissuta per fortuna, non la voglio vivere, non... Adesso scoppia la terza guerra mondiale, ora che ho detto sta frase. La guerra è terribile, ti porta via tutto, a Maurizio Costanzo ha portato via il collo, a noi potrebbe portare via tutto quello che amiamo. E ora non stiamo più a parlare di guerra, però Pokémon X e Y, cioè, l'avete giocati? Sì. Hai capito il senso del gioco? No. Allora vattelo a rigiocare e leggi tutto per filo e per segno. Perché quello che fanno molti, quando vanno sul sito a chiedere, ragazzi, come si prende Pikachu? E ci sono, ce ne sono tantissimi, ma questa è quella più banale, ce ne sono di peggio. Io perdo fede ogni volta che leggo queste cose. Perché le leggo? Perché me le linkano. C'è gente che mi linka, Andrea, leggiti queste battute. E io piango, loro ridono, ma io piango. Ragazzi, non potete chiedere come trovare Pikachu, i Pokémon rosso fuoco e verde foglia. Cioè, io proprio piango. Forse ho trovato l'unico che davvero mi fa sperare nell'umanità. Ho pensato che la forma mezzogiorno fosse davvero figa. Ok, la forma notte, dusk, praticamente tramonto, è molto pigra, ma preferirei prendere questa piuttosto che quella forma verdosa di mezzanotte. Oh, accidenti. Detto questo, non mi piace il colore arancione. Porca puttana, ma è possibile? Spero che la forma shiny sia il rosso più scuro della forma mezzanotte. Perché lo schema di colori è solo una parte del disegno. Andiamo su una pagina di Facebook che l'altro giorno ho avuto il piacere di leggere. Gli hanno mandato una foto che secondo loro era molto divertente. A me non ha fatto ridere, anzi, mi ha solo fatto rigirare le budella. Come dice mia nonna, mi ha fatto rantrossecalo magnà, che significa mi ha fatto rigirare le budella, per l'appunto. Ecco, questo è il capolavoro inviato dall'utente medio che non ha capito un cazzo di Pokémon Sole e Luna. Cosa c'è da capire, chiedete?
andatevi a rigiocare i giochi se non avete capito un cazzo della trama. Poi c'è ancora gente che si lamenta delle ultra creature. Anch'io ho commentato, questo è riferito il mio commento anche a un post precedente, sempre di Weedle. Tra questo post e l'altro leggo molti commenti negativi, voglio vedere quanti sono coerenti e quindi non compreranno i nuovi giochi. Perché la stessa cosa accadde con Pokémon Sole e Luna, tutti quanti merda, 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 poi quelli che dicevano merda, 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 ah guardate ho il gioco, posso fare la foto col gioco e poi buttarlo via. Quindi perché spendi soldi se devi dire merda? Ma il commento più bello l'ha dato un utente che, se lo ritrovo, uno ha scritto fake, l'Icarac nuovo è arancione, non blu. Il problema è che questo commento è serio. Aiutiamo questo povero ragazzo. Poi vabbè, hanno detto che comunque sia, togliete Photoshop alla Game Freak. Poi dice, mi sento preso veramente per il culo e allora qui perdo un'altra volta la fede nell'umanità. Ragazzi, un utente giustamente ha scritto, ricordate il trailer dello scorso Halloween, quello in cui presentavate le forme di Pokémon che sono un palese collage di altri esistenti? Loro, per pararsi il culo, vatti a leggere Frankenstein invece di sparare merda. No, avete fatto la stessa cosa. E se la Game Freak vuole fare Sol Galeo Frankenstein e Lunala Frankenstein, allora non va bene, no. Perché se lo fa la Game Freak non va bene, però voi che rubate il tipo suono a un altro gioco Pokémon, Pokémon Prisma per l'appunto, che sto portando sul canale, andatevelo a vedere. No, quello va bene. Eh sì. Hanno spacciato per loro il tipo suono. Ora, io non dissi niente, perché il gioco mi sembrava abbastanza caruccio, lo volevo vedere, dico vabbè, insomma, è caruccio, stiamoci zitti, non creiamo polemica, però ora lo dico. Loro non hanno mai dichiarato che il tipo suono fosse un'invenzione presa da un altro gioco, ma hanno detto che era loro. Abbiamo introdotto il tipo suono. No, non l'avete introdotto voi, l'hanno introdotto in Pokémon Prisma in sviluppo da 8 anni, ma vabbè, lasciamo correre. Non puoi pararti il culo dicendo che noi facciamo Frankenstein. Allora, la Game Freak fa Ultra Sol Galeo e Ultra Luna alla Frankenstein. Non possono farlo loro? Ecco, questo è un commento cattivo. Almeno fanno uscire i giochi in tempo. Ragazzi, la Game Freak... Questo era solo un commento proprio per da stupidi proprio, perché loro stanno in due a programmare. La Game Freak ce n'ha 50, non so se vi rendete conto, la Carrot Tower è piena di piani di programmatore di Game Freak, non so se avete davvero un'idea di quanto lavoro ci sia dietro, in 3 anni fanno 2 giochi Pokémon, non so se... Questa 7ª generazione fa davvero cagare! Che è successo? In primis, dei nuovi Pokémon incluse le forme alla inguardabili e le ultra creature che sono dei Digimon. Fate un remake di Pokémon giallo, per favore, che così vi esce qualcosa di meglio della merda che state cacciando. Oh mio Dio. Oh. Ah, questo gli fa male il culo. Io gli ho risposto, no? Le ultra creature non sono Pokémon, è quello il punto, ma nessuno l'ha capito. Lui ha detto, il punto è che la Game Freak sta andando in rovina da un paio di anni, bimbi minchia, uguale, ultra creature, pipipi. Le ultra creature servono a spiegare il multiverso, ma non ci arrivi. E lui mi ha risposto... Clap clap. L'Icarock non sarà incluso nel gioco come Pokémon da prendere al posto dei 2 L'Icarock che già ci sono. Sarà un Pokémon probabilmente implementato o in un evento o in una demo. Quindi... Non andate a spalare merda su una cosa che... Tanto, allora, il gioco lo sapete che la trama sarà la stessa, prende posto nell'universo di Sole e Luna. Lo sapete? Cosa cazzo volete di più? Che vi dicano, sarà un gioco diverso? Ma no, non sarà un gioco diverso. Dopo mesi di silenzio tirano fuori questo, che merda. Andiamolo a scrivere su internet e così faccio tanti like, come quando faccio i commenti, le battute sulle 2000 e sulle cagne, coi croccantini. Io ragazzi sinceramente non so cosa voi vi aspettiate dalla Game Freak. È ovvio che... Non tirino fuori nulla se non hanno nulla da tirare fuori. Perché se noi andiamo a vedere i trailer di Pokémon Sole e Luna,
sono stati presentati in una maniera, l'ultra portale, l'ultra varco, l'ultra creature di qua di là, dobbiamo in direzione delle ultra creature. No, a Game Freak ha detto, mettiamo dei paletti, fino a novembre, voglia, Pokémon Direct uscirà, ci sarà qualche video qua e là, li faranno sicuramente, ma non metteranno l'hype che hanno messo in Pokémon Sole e Luna, perché sono primo al 90% gli stessi giochi, 10% qualcosa di nuovo. Ragazzi, non facciamoci false illusioni, non aspettiamoci più di quello che pensiamo, perché il thread di 4chan è una merda. 4chan, nonostante tutte quante le teorie che vengono fatte lì, il buono 99% è da buttare totalmente. Gli unici che davvero possono essere degli insiders non vanno a commentare su 4chan. Se lo fanno è perché hanno raccontato a qualcun altro del loro operato in mezzo alla Pokémon, alla Creature Sync, alla Game Freak e a The Pokémon Company in generale. Quindi l'1% vai a sapere quale può essere vero, mentre il resto è tutta quanta merda. Non aspettiamoci di più di quello che oramai ci siamo aspettati in Pokémon Sole e Luna. Gli stessi giochi, stesse meccaniche, qualche aggiunta qua e là. Io spero però che Solgaleo e Lunala facciano ricredere tutti quanti questi stronzi che stanno spalando merda su Pokémon Sole e Luna. Perché non stanno spalando merda solo su Linkaronk e su Lunala e Solgaleo. Stanno spalando merda sulla Game Freak, su The Pokémon Company e su Creatures Inc. Creatures Inc. è quella che dà tutti quanti i diritti per produrre appunto i nuovi Pokémon e usare i modelli vecchi. Perché senza di quello non avremmo giochi Pokémon. Purtroppo la gente vuole sempre nuovi giochi, però quando escono si lamenta. Allora non rompete i coglioni, andatevene a fanculo e ciao. E che cazzo, ragazzi, non si può andare avanti così. Davvero, io ogni giorno perdo sempre più fiducia nell'internet. Quindi sapete che faccio tante volte? Tante volte io neanche vado a leggere la sezione commenti di YouTube quando è un video su Pokémon, perché sinceramente perdo ogni giorno più fiducia a leggere merda. Io mi sono sfogato, ogni tanto ci vuole a sfogarsi con qualcuno, perché comunque sia con chi cazzo ne parlo se non con voi. Quindi come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, spero che possa farvi capire che quando uno dice merda deve argomentare, perché se no merda rimane e quindi non ha nessun senso il tuo commento. Che liberazione.